Io ritengo che come persona sono una persona molto equilibrata. Forse vengo apprezzato perché mi metto sempre a disposizione fuori e dentro dal campo e aiuto nei momenti di difficoltà o do dei consigli ai giovani quando ne hanno bisogno. Forse il fatto di lavorare, non commentare più di tanto, stare lì, aspettare la propria occasione, farsi trovare pronto. È un modo di trasmettere un qualcosa, sono segnali che anche chi è da qui, chi è a fianco a me poi vi potrà dire qualcosa, possono percepire e capire perché nel collettivo servono tante cose. E quindi forse da me, come anche i più grandi che sono con me, partono dei segnali importanti che è giusto che vengano percepiti da quelli che sono da meno tempo qui comunque, o che hanno bisogno di dei punti di riferimento. Hai ragione, io dopo la partita ho ricevuto dei messaggi, dei gesti, di qualcosa di complimenti da parte dei miei compagni che sapevo che avevano piacere e voglia che questo accadesse, ma me l'hanno confermato nell'occasione più importante. Quindi io sono felice di ormai te l'ho detto già più di una volta di stare con questo gruppo e di godermi questi momenti e sono fiero di essere qui magari anche a gestire certe situazioni fuori dentro al campo. Punti sono tanti. Adesso ci sta da fare magari l'ultimo sforzo prima delle meritate vacanze, un po' perché lui la domanda. Sì, 40 punti sono tanti, lo abbiamo capito anche noi ora perché è la verità, i numeri parlano chiaro, siamo un passo in là a quello che pensavamo che potesse essere. Li guardiamo con il massimo rispetto perché sono sudati, guadagnati bene. Ne facciamo frutto e tesoro perché speriamo ci possano servire per il girone di ritorno, per avere un girone divertente da goderci ogni momento di quello che possa accadere. Diamo fastidio agli altri, perché vedo che chi ci insegue si arrampica sugli specchi, senza far nomi. Io quello che percepisco a volte è un senso di rispetto nei nostri confronti e magari perché mi hanno abituato a volte un pizzico, non dico di paura, ma è di rispetto. Ormai ci guardano come comunque una squadra che va battuta, una squadra che perde poco, è una squadra dove andare a conquistare dei punti diventa una cosa difficile. Quindi ci guardano con molto rispetto e questo ci fa onore. A me è una cosa che piace perché poi le partite vengono fuori e bene. Io non ho l'impressione invece che dia fastidio, no. È chiaro che se hai una squadra che ti sopravanza in classifica, quelli che sono dietro, io ho Ma magari addirittura la lo si sensazione. No, dà io fastidio mi alle riferivo prime. tipo alle dichiarazioni dopo Sì, è Siena Novara di mezza Napoli-Atalanta, Roma e quindi. Conte, che per me sono stati, Sì, definirli infatti. ridicoli a dir Non poco. esageriamo. Ridicoli, ridicoli. Però voglio No, dire, dà fastidio a quelle che sono come le. opinione pubblica, Stavo a tirare anzi, l'acqua al loro mulino, secondo no? me Cioè. il fenomeno Novara è visto positivamente, Positivamente. ecco. Sì, no, come la sorpresa positiva, piacevole Sì, di una sì. squadra che è creata serenamente ed è lì invece con il dispetto di tutti, ma sicuramente si riferiva a Siena, Atalanta o Torino, che sono le squadre che hanno speso, mi dà fastidio Con sotto questo l'Antuono che ci chiama aspetto. anomalia, Lerda che continua, capito? Quello io Ma però chi se fa frega. parte del gioco, è anche Facciamo giusto quello che essere vuole, nominati fagli perché noi siamo parlare, lì ed è giusto che dicano chiede perché qualcosa vuole. nei Però ho nostri. l'impressione che complessivamente l'immagine vostra sia Sì, nel molto complesso sì. positiva. Quando ieri sera ancora il presidente della provincia diceva voi siete il brand migliore della nostra. È vero, voglio dire. Oggi vai in giro, vai a prendere un albergo, io sono stato No, no, è vero, è vero. Abbiamo in albergo identificato come la sì. piacevolmente.
posto dove da anni non si sentiva parlare, certo, di una cosa così importante. Penso che la cosa più bella. Io vado a Sesto Calendi piuttosto che a Castelletti in banca, che siede alla banca, mi dice non trovo i biglietti adesso, cioè per dirti, no? Perché in piazza a Sesto Calendi c'è due macchinati di gente che andavano a vedere la Sestese, che vengono giocando anche al sabato, che secondo me è un vantaggio perché. Sì. Per, che chiama, sì, chiama lo sport, chiama il calcio, viene a vedere, può andare a vedere la sua squadra la domenica che magari faccia la Serie D o l'eccellenza, poco importa, ma passione. È un appassionato di calcio e oramai si dà l'appuntamento e so che vengono, prendono i biglietti via internet in banca e vengono a vedere cosa, come viene gente da Varallo-Sese, da Domodossola, da cose per dire. E i bambini che vanno in giro con ormai, ma questo, tutto sul novanta. Però questo mi fa specie perché fino ad ora giustamente si parlava sempre di Torino, Juventus o Milan e Inter. Ora ce l'hanno in casa, è giusto che si godino tutta questa situazione qui, ma giustamente, anche se il Novara è sempre esistito, però purtroppo la categoria conta e questo sono... di riflesso, una cosa che... Guarda solo lo spazio che riservano i media, voglio dire, paginati... No, la verità, poi, però è la classifica anche che determina questa perché il Porto Gruaro non lo vedi da nessuna parte. Ci delle pagine o delle cose sui nazionali perché sei lì o certo. Galleggi, te la fanno perché ha veramente una risonanza diversa, però... Forse è nato tu dicevi in questo spazio qui. Una volta c'eravamo il gabbiotto. E invece avete fatto gol in 9 finora, manca il gol di Sciara.